Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video confronto tra due droni che diciamo sono i migliori attualmente sotto i 250 grammi. Sto parlando del re incontrastato, l'imperatore assoluto dei droni sotto i 250 grammi, il DJI Mavic Mini, e l'unico, o meglio l'unica alternativa valida al DJI Mavic Mini, il JJC X9 PS. Questo drone che pesa meno di 250 grammi, con caratteristiche diciamo sulla carta simili a quelle del Mavic Mini. Ovviamente non è un video confronto per stabilire quale è meglio, quale è peggio, perché ve lo dico subito, il Mavic Mini stravince, cioè questo è un dato di fatto, non è un'opinione. Però è un video per mettere a confronto i due droni nelle stesse identiche situazioni, quindi faremo diciamo le stesse tipologie di volo, di comportamenti, per vedere proprio a metterli a fianco uno all'altro qual è la reale differenza, così che se uno non vuole affrontare la spesa di un Mavic Mini può decidere di acquistare il JJC X9 PS, perché sa che comunque ha dei comportamenti inferiori al Mavic Mini magari, ma simili. Quindi faremo proprio un confronto diretto, li metteremo in overing alla pari, cioè nello stesso momento, gli faremo fare un return to home nello stesso momento, cioè proprio nelle stesse identiche condizioni, così di avere proprio un'idea precisa di quanto realmente è inferiore il JJC X9 PS al Mavic Mini. Allora, partiamo da quello che è la struttura proprio del drone a livello proprio strutturale. Allora, le differenze principali sono: ovviamente il Mavic Mini ha i bracci richiudibili, il JJC X9 PS no, non ha i bracci richiudibili, rimane un drone compatto ma non ha i bracci richiudibili. Poi una differenza secondo me molto importante è il sensore sotto, perché qua abbiamo una VPU e basta, qua abbiamo una VPU più due sensori a infrarossi, quindi questa cosa gli permette al Mavic Mini di avere una stabilità in overing davvero top. Poi un'altra differenza importante è il gimbal, nel senso che qua abbiamo un gimbal stabilizzato su tre assi meccanicamente, qua invece abbiamo un gimbal stabilizzato su due assi meccanici più un terzo stabilizzato elettronicamente. Ragazzi, vi sto dicendo proprio le caratteristiche strutturali diverse, poi il gimbal del Mavic Mini è un gimbal fantastico, questo è un gimbal veramente molto più economico. Quelle che vi sto dicendo adesso sono proprio le differenze strutturali. Poi i controller. Allora, i controller, abbiamo due controller secondo me simili, nel senso che molto minimal entrambi, entrambi con i tasti simili, nel senso che hanno proprio il minimo indispensabile per pilotare un drone diciamo a livello di funzioni. Quindi da questo punto di vista simili, poi ovviamente quello di DJI dà un feedback con il drone top dal punto di vista delle molle, della morbidezza, della lunghezza della corsa. Mavic Mini, o meglio DJI top in questo, qualsiasi drone faccia da questo punto di vista numero uno. Qua abbiamo ovviamente qualcosa di diverso, un po' con meno feedback, comunque niente male dal punto di vista di come si sente il drone quando si usa il suo controller, però ovviamente non è un DJI, però diciamo simili dal punto di vista appunto strutturale e dal punto di vista appunto della quantità di tasti e comandi che abbiamo sui radiocomandi. Poi una differenza ovviamente importantissima è la batteria. Con il Mavic Mini abbiamo una durata di circa 26-27 minuti, sto parlando reali, stiamo parlando di 26-27 minuti, 25, poi dipende dal tipo di vento che c'è, dall'aria, se è forte o meno, comunque siamo intorno a quei minutaggio lì, mentre qua siamo intorno ai 15 minuti. Quelli invece dichiarati sono 30 per il Mavic Mini e 21 per il JJC, quindi siamo reali 25-15, quindi la differenza a livello di durata della batteria è davvero tanta. Quindi queste sono le differenze proprio a livello di caratteristiche strutturali. Poi andiamo invece ad analizzare la fotocamera. Qua abbiamo una fotocamera che registra video a 1080 24 fps, qua abbiamo una fotocamera che registra video a 2,7k 30 fps, quindi dal punto di vista della qualità video, della risoluzione video, qua è nettamente superiore. Poi c'è proprio anche una differenza proprio di qualità pratica, nel senso che non è solo la risoluzione ma proprio una differenza, ma quello lo vedremo dopo. Mentre a livello fotografico nel JJC riusciamo ad avere un 4k.
Quindi ragazzi, adesso direi di non perdere altro tempo e facciamo questo confronto Mavic Mini US JJC X9 PS. Quindi partiamo! Take off. Allora, lo mettiamo qua fermo in overing. Perfetto. Lo abbassiamo un po'. Adesso appoggio il controller del Mavic Mini e vado a prendere il JJC X9 PS. Perfetto, anche il JJC è in volo. Adesso giro i due droni di fronte a me. Ok, allora ragazzi, vedete i due droni, aspettate che li fermo, provo ad avvicinarli un attimo, anche se del JJC non mi fido troppo che vada troppo vicino al Mavic Mini. Ecco, abbiamo i due droni. Allora, il JJC qua davanti a me, lo vedete, si muove un po'. Qua abbiamo il Mavic Mini, praticamente fermo su un cavalletto. Il JJC si sta abbassando di quota. Guardiamo i satelliti. Allora, abbiamo 14 satelliti del JJC che si sta abbassando di quota, non so perché, e abbiamo 15 satelliti per il Mavic Mini. Allora, il JJC un po' se ne va dove c'ha voglia, è partito dal overing che era lì e adesso se n'è andato di qui. Forse adesso si sta stabilizzando, quindi adesso lo rimetto in posizione per fare un confronto di overing. Ok, quindi guardate i due droni, più o meno sono affiancati, abbiamo il JJC che comunque non sta fermo immobile, il Mavic Mini praticamente un chiodo, guardate quanto è fermo. Il JJC un pochino si muove avanti, indietro, un po' sale, un po' scende. Migliora tanto il JJC quando si sale di quota, lì sta proprio fermo, ma quando si sta a questa altezza ovviamente la VPU e i sensori infrarossi del Mavic Mini battono di mille volte la VPU e basta del JJC, che infatti vedete che se n'è andato indietro. Adesso lo riporto qua. Allora, avete visto il confronto in overing dei due droni, quindi questo è quello che fanno loro. Mi alzo un po' con questo perché gli sta andando addosso al Mavic Mini. Allora, li provo a sovrapporre, guardate i due droni, quello è JJC e qua abbiamo il Mavic Mini. Vedete che JJC già a quell'altezza migliora l'overing. Il Mavic Mini, vabbè, non sto più neanche a dirvelo, tanta roba. Allora, direi che possiamo provare a mandare il JJC. Anzi, facciamo così, facciamo partire la registrazione video del JJC, così vediamo anche la qualità video rispetto al Mavic Mini. Quindi saliamo di quota, andiamo ad un'altezza di 30 metri, facciamo. Ok, poi ci allontaniamo. E ci allontaniamo e siamo ad una distanza, andiamo di 100-200 metri, vediamo. Anzi, adesso aspettate che mi sposto un po' di qua, così sto più centrale. Il Mavic Mini sta sempre lì in overing, è super inchiodato. Ok, me ne vado un po' avanti con il JJC. Andiamo ad una distanza di, non so, 150 metri facciamo. Ok, adesso mandiamo il Mavic Mini nella stessa identica posizione. Quindi Mavic Mini, andiamo ad un'altezza anche qua di 30 metri. Non vedo niente nel display perché c'è un sole pazzesco. Quindi stiamo salendo di quota. Ok, andiamo a 150 metri, più o meno dove è il JJC, adesso sperando che non si scontrino. Ok. Ok, quindi due droni stanno registrando il video entrambi. Li ho mandati a questa distanza appunto per avere poi il return to home, vedere più o meno dove atterrano entrambi e avere anche la qualità video di entrambi, quindi un confronto di entrambe le cose. Dopo aver visto l'overing c'è da vedere appunto il comportamento. Vedete che i due droni, non so se voi li vedete dalla videocamera qua sopra, ma sono là in fondo. Quindi chiamiamo il JJC, che è il primo che se n'è andato là.
facciamo il return to home. Quindi ho schiacciato il return to home, lui va un po' all'indietro, poi gira e arriva con il muso, però la prima parte la fa andando all'indietro di solito quando fa il return to home. Quindi sta arrivando, è qua sopra, sta arrivando, e adesso vado a far arrivare anche il Mavic Mini, eh. Quindi return to home anche per il Mavic Mini. Ok, attivati i due return to home, i due controller, ragazzi, li appoggio qua in terra e adesso guardiamo dove arriva il JJRC, eh. Vedete il landing, è lì, sta arrivando anche il Mavic Mini. Allora, il JJRC sta per atterrare, guardatelo, landing, JJRC. Ok, arrivato, il JJRC sarebbe atterrato a un metro di distanza, cioè più o meno qua, eh. Vediamo il Mavic Mini che sta atterrando, mi allontano per non disturbare l'atterraggio. Cioè, guardate che accampamento che ho fatto lì in terra. Allora, guardiamo il Mavic Mini. Sta per arrivare il Mavic Mini. Vado a mettere la mano che sotto al Mavic Mini, che però lui si accorge che ci ho messo la mano, quindi lo vado a spegnere forzatamente. Allora, il Mavic Mini sarebbe atterrato più o meno qua, quindi direi che a livello di atterraggio, sebbene il Mavic Mini spesso becca il landing, bisogna dirlo. Allora ragazzi, questo è quello che è successo, la distanza è più o meno la stessa tra il landing e il Mavic Mini e il landing e il JJRC X9PS. Ovviamente non sono andato a una distanza assurda, erano 150 metri, 30 metri di altezza, quindi niente di eccezionale, e questo è il risultato. Il Mavic Mini spesso e volentieri becca il landing, questa volta penso non l'abbia beccato perché comunque c'è l'erba alta, la vedete, e il landing era dalla parte azzurra. Probabilmente se l'avessi messo dalla parte arancione sarebbe spiccato molto di più, l'avrebbe visto più facilmente, mentre il lato azzurro si mimetizza un po' di più. Comunque il DJI Mavic Mini spesso e volentieri becca il landing, mentre il JJRC non lo becca quasi mai, però vedete che un return to home è abbastanza preciso, poi è molto variabile, magari poi lo rifate e il JJRC sbaglia di 2 metri, però in questo momento avete visto che il risultato è praticamente lo stesso. Avevano più o meno gli stessi satelliti, 15 se non sbaglio, perché comunque nell'applicazione non riuscivo a vederli bene perché comunque c'è una luce fortissima, quindi tanto riflesso, ma erano più o meno 15 satelliti per entrambi, perché entrambi i droni hanno il sistema GPS e GLONASS, quindi dovrebbero raggiungere più o meno lo stesso numero di satelliti. Adesso ragazzi, una cosa che volevo provare a fare, quindi abbiamo visto il return to home, abbiamo visto l'overing, avete visto la qualità video solo nella tratta di ritorno, ma giusto per capire la qualità video è abbastanza sicuramente. Adesso li rimettiamo in volo e proviamo a scattare anche qualche foto, giusto per vedere la differenza invece a livello fotografico. Ok, andiamo a mettere in volo il Mavic Mini. Ok, decollo anche del JJRC X9PS. Allora direi che possiamo scattare una foto con il JJRC X9PS. Questa è la foto del JJRC, mi giro di qua e scatto un'altra. Ok, adesso andiamo a scattare anche con il Mavic Mini. Allora, una foto di lì per il Mavic Mini, poi mi giro di qua e un'altra foto per il Mavic Mini. Ovviamente solo giusto per avere un'idea di come fotografano questi due droni, la differenza di entrambi. Allora, anzi, proviamo a fotografare uno e l'altro se riesco. Vediamo, allora facciamo così, faccio scendere un attimo. Allora facciamo così, scattiamo prima la foto con il Mavic Mini. Ok, scattiamo una foto col JJRC. Ok,
Ok ragazzi, vi ho appunto segnalato di guardare queste considerazioni finali perché comunque a inizio video ho spiegato più o meno le caratteristiche tecniche dichiarate dai due produttori di questi due droni, ma c'è comunque ancora altro da dire appunto per parlare di queste differenze che esistono realmente fra questi due droni. Allora, avete visto nella prova di volo le differenze che ci sono. Allora, le differenze dal punto di vista delle overing, ovviamente tanta roba di differenza, insomma Mavic Mini incredibilmente fermo, JJSC un po' più ballerino, ma ci sta, è un drone economico, comunque niente di esageratamente preoccupante, soprattutto per quando si sale di quota sta davvero fermo. Poi Rettuno Tuomo avete visto simili, poi Mavic Mini può sbagliare di un metro come può sbagliare di niente, nel senso che sbaglia o di un metro o arriva perfettamente sul landing, anche se poi lascia tutto il tempo che trova perché tanto lo si fa decollare dalla mano il Mavic Mini, non lo faccio mai decollare dal landing. Qua l'ho fatto perché ero appunto in una situazione di test e quindi li ho fatti partire entrambi dal landing, giusto per fare una cosa equa per tutte e due, però diciamo il Mavic Mini o atterra sul landing o sbaglia al massimo di un metro, proprio esagerare come ha fatto in questo caso, quindi il range diciamo di errore è quello. Però come vi stavo dicendo, se lo si fa ritornare sulla mano, quando arriva si mette sotto la mano, quindi non si ha realmente il punto preciso. Il JJRC invece ha sbagliato in questo caso di un metro, ma può sbagliare anche di due metri, quindi il range è molto più ampio di errore. Ovviamente il Mavic Mini, questo diciamo errore nel Rettuno Tuomo così piccolo ce l'ha anche se lo mandiamo a 2 km di distanza, per dire, anche se non è possibile a livello di legge, ma se dovessimo per assurdo mandarlo a 2 km di distanza, quando lui torna, ritorna esattamente in quel massimo metro di errore. Il JJRC non l'ho provato in situazioni estreme così, quindi non so dirvi se lo si manda tanto lontano cosa può succedere nel Rettuno Tuomo, se rimane comunque in questa precisione o meno, ma penso di sì, comunque dovrebbe comunque ritornare in maniera semplice nell'area in cui è partito, che poi è la cosa più importante. Poi le fotocamere, avete visto una diversità abissale nelle fotocamere. Allora, a livello di foto no, nel senso che secondo me il JJRC non si difende male a livello di qualità fotografica, ma a livello di video c'è tanta differenza sia nella risoluzione, che qua nel JJRC abbiamo un 1080x24fps contro il Mavic Mini che ha 2,7K 30fps, ma non è tanto solo la risoluzione che fa la differenza, ma proprio la qualità video, nel senso che c'è proprio una differenza esagerata nella qualità video e soprattutto nella stabilizzazione. Il gimbal del Mavic Mini stabilizza in maniera spettacolare, quasi uguale praticamente ai suoi fratelli maggiori, mentre il JJRC stabilizza meglio di tutti gli altri droni economici sotto i 250 grammi, però niente di paragonabile. E una cosa che ci tengo a sottolineare sono anche le due applicazioni di volo, nel senso che per il Mavic Mini abbiamo la DJI Fly, questa ultima app, che poi è la stessa del Mavic Air 2, quindi un'app in italiano, un'app nuova, un'app che sta diciamo crescendo con diciamo appunto su quale sta puntando DJI per tutti, probabilmente anche i suoi droni futuri. Quindi un'app completa che ci permette un sacco di regolazioni, ovviamente sto parlando del Mini, poi dopo quando si usa tipo l'Air 2 si hanno ancora più regolazioni, però per quanto riguarda il Mini si hanno tante regolazioni per essere comunque un drone, se vogliamo, di basso costo rispetto agli altri prodotti DJI e anche per la tipologia di dimensioni di drone. Mentre la JJRC ha un'applicazione che si chiama Enjoy Fly, che però su iOS è disponibile, aggiornata tipo anche a 10 giorni fa l'ultimo aggiornamento, su Android è introvabile, però si può tranquillamente installare l'applicazione SeaFly, che è l'applicazione praticamente clone di quell'applicazione, che poi questo è il clone di un drone SeaFly, quindi essendo tutto un mondo di cloni questi droni low cost cinesi, le applicazioni sono generiche, nel senso che non c'è mai un'applicazione studiata apposta per quei droni come fa DJI, che crea l'applicazione per i suoi droni. Le applicazioni di questi droni cinesi low cost sono applicazioni generiche, praticamente vengono usate per più droni, per più marche, praticamente è veramente un po' inquietante sapere che quell'applicazione va bene un po' per tutto, quindi vi fa capire come sono assemblati questi droni a livello di hardware.
però diciamo che l'applicazione ovviamente non è paragonabile a quella di DJI, sia nella stabilità, sia nella, diciamo, nelle regolazioni, ovviamente non è in italiano, quindi è un altro, diciamo, cosa in cui si nota tanta differenza tra questi due droni e anche questa applicazione. E poi un'altra cosa è che il JJRC ha il controller che si collega al radiocomando in maniera wifi, quindi il radiocomando trasmette le immagini all'applicazione in, diciamo, in connessione wifi tra radiocomando e smartphone, mentre il Mavic Mini, o come tutti i suoi poi fratelli maggiori DJI, ha il cavetto OTG. Sicuramente è la soluzione migliore, perché il cavetto è molto più stabile, molto più veloce nel trasportare i dati, non ha meno interferenze, cioè la cosa è sicuramente migliore. Poi un'altra differenza importante da valutare, oltre ovviamente a quello che abbiamo detto, cioè il lato economico, perché il JJRC costa la metà, anzi meno della metà di un DJI Mavic Mini, oltre a tutto quello che abbiamo già discusso anche a inizio video, una differenza che bisogna comunque valutare quando si va ad acquistare uno di questi due droni, che JJRC si trasmette solo in wifi a 5,8 GHz, che non è un problema, va benissimo, però abbiamo solo quella tipologia di frequenza, mentre il Mavic Mini ci permette sia un wifi a 2,4 che un wifi a 5,8, quindi in base alla situazione, all'ambiente di volo dove andremo a volare, potremo scegliere quale diciamo delle due frequenze è la migliore per quella situazione, quindi in base alle interferenze che ci sono o meno potremmo andare a switchare da una all'altra. E un'altra cosa che va considerata sono le funzioni automatiche. Allora DJI c'ha 4-5 funzioni di volo automatiche, quindi cose interessanti soprattutto per un drone che si può usare tranquillamente per fare video da condividere sui social, quindi queste sue funzioni automatiche diventano davvero interessanti, mentre qua non le abbiamo. Però qua abbiamo sul JJRC l'active track che manca al DJI Mavic Mini. È un active track fatto sul controller, quindi lui segue il controller, quindi non tende a tenere inquadrata la persona, o meglio sì, tiene inquadrata la persona, perché noi cerchiamo di stare inquadrati, visto che lui lo mettiamo magari, che ne so, a 5-10 metri d'altezza, e quindi rientriamo nel, diciamo, nel fuoco della fotocamera. Però la fotocamera non si muove in base al soggetto, quindi non tiene seguito il soggetto, quindi dovremmo essere noi a cercare di rimanere all'interno dell'inquadratura della fotocamera. Però è già un qualcosa, mentre qua non abbiamo attualmente praticamente niente, tranne quello che sta arrivando adesso con applicazioni di terze parti, ma con la DJI Fly non si ha. Entrambi hanno la funzione Orbit, o meglio DJI Mavic Mini ha la funzione Circle, cioè di girare intorno a un soggetto o comunque a un punto di interesse. Stessa cosa, una cosa simile, un po' più macchinosa da creare, come poi l'avete vista nella recensione del JJRC e anche l'Active Track, quindi se non l'avete visto andate a vedere il video, ve lo lascio qua sopra nelle schede, il video della recensione del JJRC, che ho fatto la prova appunto sia dell'Active Track che della funzione Orbit. Quindi queste sono altre cose da considerare in base all'utilizzo che uno ne deve fare. E poi un'altra cosa da non sottovalutare sempre quando si va a acquistare, anche l'utilizzo dal punto di vista social, perché il Mavic Mini ci permette tramite l'applicazione di DJI di avere subito all'interno dello smartphone i file video o le foto, gestirli, creare in maniera semplice dei video da condividere, cioè da quel punto di vista è un altro vantaggio che qua non abbiamo. Però c'è sempre da valutare la differenza di prezzo, che è comunque importante. Quindi ragazzi, spero di avervi schiarito le idee, spero di avervi risolto qualche dubbio se mai l'avevate, spero che adesso magari, se non sapevate quale prendere, adesso magari avete deciso, o ragazzi mi dispiace se magari ve ne ho fatti venire di più. Quindi ragazzi, spero che questo video comunque vi sia piaciuto, vi sia stato d'aiuto. Se è così ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per vedere le cose che andrò a provare o qualcosa, qualche novità che porto, che lì arrivano magari e non arrivano su YouTube. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se va, per avere coupon sconto anche tipo del JJRC, per averlo magari ad un prezzo ancora più basso. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. E soprattutto ragazzi, ciao! Yeah.